Benvenuti nella mia cucina. Oggi finalmente andremo a fare una nuova video ricetta. Adesso vi andrò a proporre un rotolo di frittata farcita al forno. Andiamo a vedere subito gli occorrenti che ci occorreranno. Allora, per prima cosa ci occorrerà una zucchina di questa grandezza qui, tagliata a julienne. Poi ci occorreranno 3 uova. Poi ci occorrerà formaggio spalmabile quark, io metto questo ma va bene qualsiasi tipo di formaggio. Poi per la farcitura io andrò a mettere prosciutto cotto, quanto basta, andrò a mettere la provola dolce a fette, un po' di valeriana e poi andrò a mettere delle sottilette. Adesso andiamo a vedere la procedura da farsi. Poi per il forno, mi raccomando, dovete tenere il forno già ben caldo. Io ho rivestito una teglia da forno in questa maniera con carta da forno e all'incirca lo faccio stare dai 7-10 minuti, dipende tanto dal nostro forno. Allora, prima di tutte vado a rompere le mie uova. Io l'ho già lavato il guscio, mi raccomando lavatele, così. Vado ad aggiungere il sale, metto 2 cucchiai colmi di formaggio, metto erba cipollina a chi piace, non l'ho detto però a chi piace la potete mettere, a me piace la aggiungo, poi noce moscata, un po' di pepe bianco, poi vado ad aggiungere le zucchine alla julienne, così i nostri bambini la mangeranno tranquillamente, perché comunque ci sono gli altri ingredienti dentro. Vado ad amalgamare tutto così. Poi la vado a mettere dentro la placca da forno, così. Mi aiuto con una forchetta, così, dandogli una forma, così poi sarà più facile poterla arrotolare, dandogli la forma da un quadrato a un rettangolo. In questa maniera. Adesso la prendiamo così come sta e la mettiamo nel forno. Dopo 7 minuti vi deve uscire così la frittata. Adesso andiamo a vedere come la dobbiamo farcire. Allora, io vado a prendere il quark. Metto così sopra, mi aiuto con una spatola. Sì. Quindi vado ad aggiungere le sottilette.
in questa maniera a caso. Voi potete farcirla come più vi piace. Poi vado a mettere la provola dolce. Così. Poi aggiungo la valeriana. Senza condire, mi raccomando, io la preferisco così. Poi il prosciutto cotto. Così. Poi la giro da un lato e questa, diciamo, è la parte un pochettino un po' più difficile. Dobbiamo cercare di arrotolarla bene 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 senza romperla. Io mi aiuto così con la carta da forno. E vado avanti così. Questo che è fuoriuscito, non vi preoccupate, cercate di spingerlo così dentro, in questa maniera. Presso la mia frittata, il mio rotolo l'ho adagiato su un tagliere. Vado a togliere le due estremità che sono un pochettino più bruttarelle, però queste non le andiamo a buttare, ma ce le mangiamo noi. Faccio così e le tengo da parte. La stessa cosa faccio qui alla fine. E andiamo a tagliare le fette all'incirca di questa dimensione così. Poi vedete voi un po' più come vi piace, più grandi, più piccole. Facciamo delicatamente. Si può mangiare o tiepido o freddo. Io questo lo andrò a utilizzare come primo piatto e lo accompagnerò con l'insalata. Voi potete prepararlo anche il giorno prima e servirlo anche per un aperitivo, un antipasto. E proseguo con tutto il rotolone. Io ho preparato già il mio vassoio. Ecco come si presenta dentro.
in questa maniera qua. Ed ecco il piatto finito. Un piatto molto semplice da realizzare, succulento e veramente molto molto buono. Che dirvi, spero che la mia video ricetta vi sia piaciuta, vi auguro buon appetito o buona cena, un bacione e al prossimo video ricetta, ciao!